Questo giocatore ha segnato un gol da 82 metri di distanza e questo ragazzo ha ricevuto il cartellino rosso più veloce di sempre. Ecco 30 incredibili record mondiali del calcio. E che ne dici del gol più veloce di sempre? Non male. Molti probabilmente erano ancora in coda per un hot dog da stadio, ma il nostro prossimo record è ancora più folle. Il giocatore giapponese Okayama fa un colpo di testa da una distanza di 58 metri. Ma ti sei mai chiesto qual è il record per il rigore più veloce mai assegnato? Almeno queste sono le domande che mi pongo quando io non riesco a dormire la notte. L'allenatore era frustrato. Dopo soli 5 secondi il Madagascar era sotto di 0-1 contro la Tanzania. Ma il nostro prossimo record è incredibile, perché quando un giocatore ha circa 33 anni si parla già che si è troppo vecchio e che la sua carriera è quasi finita, ma Ezzeldin Bader non può che farsi beffe di ciò, è il giocatore professionista più anziano ad aver giocato una partita ufficiale. E tu cosa ne pensi? Quanti anni ha? L'egiziano aveva 74 anni e 348 giorni quando ha stabilito il record. E ok, sì, stiamo parlando della terza serie del campionato egiziano, ma comunque è più agile di me la mattina quando cerco di uscire dal letto. Ora, un tiro pazzesco dalla Bundesliga. Moritz Stoppelkamp realizza un gol incredibile da 82 metri. Un record in Bundesliga. Mi chiedo, voleva davvero tirare in porta? Ich wollte schon aufs Tor schießen, aber dass ich dann letztendlich so weit komme, ja, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ma il nostro prossimo giocatore non era così orgoglioso del suo record, perché ha sbagliato il maggior numero di rigori in una partita. Non uno, non due. Martin Palermo ha sbagliato 3 rigori. E rimaniamo ai rigori, il record che questo giocatore ha stabilito è incredibile. Quarti di finale della Coppa di Germania 2020, la squadra di quarta divisione Saarbrücken contro la squadra di prima divisione Fortuna Düsseldorf. Barz para un rigore all'83° minuto e poi si va ai rigori. E un altro ancora. E un altro, e un altro. Ha parato 5 rigori. Il Saarbrücken vinse la partita. Sono cose che lasciano il segno. Den Ringfinger hat's übel erwischt. Der wächst vor sich hin, sagen wir's mal so. Il sogno di diventare un calciatore professionista. Molti di noi l'hanno avuto, non è vero? Ma questo giovane ragazzo dell'Estonia ce l'ha fatta. Purtroppo il suo debutto si è concluso troppo in fretta. Dopo 13 secondi è stato sostituito, la sostituzione più rapida che abbia mai visto. Uno scherzo dell'allenatore? No, nel campionato estone ci devono essere sempre 2 giocatori nazionali nella formazione titolare, ma dato che molti dei professionisti erano in quarantena a causa del Covid, l'allenatore ha dovuto ripiegare sul 16enne Lauri Sup, per poi cambiarlo immediatamente con un altro giocatore. Che ne pensi? Avrebbero dovuto concedergli qualche minuto di gioco in più, no? Questo giocatore avrebbe potuto giocare, ma si è beccato un cartellino rosso dopo 7 secondi. Sì, Serge Geua stava ridendo, perché voglio dire, non so perché questo sia da cartellino rosso, ma ragazzi, questo non è nemmeno il cartellino rosso più veloce, perché questo giocatore ha ricevuto un cartellino rosso dopo 0 secondi. Sì, guarda qui, qui viene sostituito. Ma c'è una rimessa in gioco. In altre parole, la palla non era nemmeno in gioco, e Keith Gillespie pensò tra sé sì, questo è il momento giusto per colpire il mio avversario in faccia con una gomitata. Ma il nostro record successivo, quello fu un momento molto, molto amaro per il giocatore. Christoph Kramer realizza un noto gol da 45 metri, un record della Bundesliga, ma non sembrava contento, non capisco perché. Ma sai chi sembra felice? Simon, perché si è iscritto e ha vinto una maglia, e se anche tu vuoi vincerne una, fai come Simon e iscriviti. E ora un'altra domanda che mi terrà sveglio tutta la notte. Chi è il giocatore più falloso del calcio? In altre parole, chi ha ricevuto più cartellini rossi?
Pepe, Ramos? No, sono dei dolci cucciolotti rispetto a Gerardo Bedoya. Perché, beh, eccovi un esempio. Ha visto sventolarsi in faccia il rosso per un totale di 46 volte nella sua carriera. A volte la gente si ricorda solo dei momenti malos. Ha poi debuttato come allenatore nel 2016, ricevendo il suo primo cartellino rosso da allenatore dopo 21 minuti. Alcune cose non cambiano mai. E ora un momento incredibile del calcio. La partita con il maggior numero di cartellini rossi. I due giocatori si sono beccati il rosso, ma non volevano lasciare il campo. Many of the players that were on the field and on the bench, everyone went out onto the field to try and control their teammates and even players from the other team. E gli arbitri? Hanno lasciato il campo per paura e poi hanno dato un cartellino rosso a quasi tutti i giocatori, 36 in totale. Gerardo non può che riderne. E il nostro prossimo giocatore ride quando sente parlare dei tiri di Roberto Carlos e Hulk, perché David Hirst ci ha regalato il tiro più difficile di sempre in Premier League. Questo tiro ha colpito la traversa ad una velocità di 183 km all'ora, la tipica velocità di un guidatore di BMW quando guida dietro di me sull'autostrada in Germania. E ora un record pazzesco, a cui nemmeno Guardiola poteva credere. Nel 2015 il Monaco giocava contro il Wolfsburg e il Wolfsburg era in vantaggio di un gol, ma poi Robert Lewandowski si è fatto avanti e in soli 9 minuti ha fatto questo. E cosa dice lo stesso autore del gol? Sì, è proprio così semplice, gente. E rimaniamo con i bavaresi per un altro record di velocità. Che ne dici del gol più veloce della storia della Champions League? Il Van Nistelrooy auch leicht angeschlagen ist. Real. Das ist gut und das ist das 1:0, das gibt's. Roy Mackay dopo soli 10,12 secondi è più veloce di alcune pubblicità su YouTube. Hakan Şükür è stato quasi altrettanto veloce, signore e signori. Vi presento il gol più veloce della storia della Coppa del Mondo. 11 secondi. Passiamo ora a un altro giocatore che ha segnato un gol incredibile. E sai cosa? Questa maglia è stata venduta all'asta nel 2022 per quasi 9 milioni di dollari. Un record. Già, non male, anche a me piacerebbe avere tutti quei soldi in tasca. E questi record sono tutti molto belli, ma abbiamo ancora il gol dalla distanza più grande da vedere e il giocatore di calcio professionista più pesante di sempre. Ma prima il rilancio più lungo di sempre in una partita di calcio. Il portiere iraniano Bayramdan fa un lancio pazzesco nella partita contro la Corea del Sud, 61 metri e 26 mm. Insomma, vogliamo essere molto precisi. Ora tre record veloci e poi un calcio di punizione pazzesco. Il giocatore più alto di sempre, il belga Christophe Van Aert, è alto 2 metri e 8 cm. Il giocatore di calcio professionista più basso, Elton José Xavier Gomez, 1 metro e 54. E il professionista più pesante di sempre, William Fulke, presumibilmente intorno ai 152 kg. Ma quanto erano belli i pantaloni di allora? Peccato che oggi non vengano più indossati. Abbiamo visto gol da distanze incredibili, ora che ne dici del gol su punizione dalla maggiore distanza della Premier League? Il portiere del Tottenham Robinson ha segnato da 87 metri, ma che ne dici del gol più veloce in Inghilterra da parte di un sostituto? Niklas Bender ha segnato dopo soli 6 secondi. Ma ora un triste record. È il febbraio 2022. La nazionale femminile della Nuova Zelanda giocò contro gli Stati Uniti. Michaela Moore fa un autogol dopo soli 4 minuti. E le cose per lei hanno continuato ad andare male. Solo 2 minuti dopo, un altro autogol. E no, non si è fermata nemmeno qui. Una tripletta, purtroppo nella porta sbagliata. L'allenatore l'ha tolta dalla partita. Insomma, chissà se avrebbe segnato altri gol. Ja, mai, so Phasen gibt's ja mal, ne? Wenn scheiße läuft, läuft scheiße.
E Mekila ha avuto bisogno di 30 minuti per la sua tripletta, ma Tommy Ross, l'autore della tripletta più veloce di sempre, l'ha fatta in 90 secondi. Pazzesco. Purtroppo non abbiamo nessun filmato, ma abbiamo il filmato della tripletta più veloce della Premier League di una star mondiale che ora gioca in Arabia Saudita. E sento già alcuni di voi esultare, Ronaldo. Ma no, è Sadio Mané. L'allora 23enne era piuttosto modesto. Il nostro prossimo record proviene dall'attuale compagno di squadra di Mané, Ronaldo. I think I am completely player, not just I'm not just good in one area. I think I'm good in everything. I'm completely player. I play good with the left, with the right, with the head. Ha saltato ad un'altezza di 2,93 m per un colpo di testa. Ancora oggi non ha rivali, perché non è così facile. Segnare un gol non è facile, figuriamoci 5 come Lewandowski, ma Archie Thompson è il giocatore con il maggior numero di gol in una partita ufficiale. Gol nella partita tra Australia e Samoa Americane nel 2001. I didn't even actually know that I scored 13 goals during the game. I mean, it was just goal after goal and I didn't even know who scored. Ah, problemi. Ci sono stati anche molti gol nella partita del nostro numero 2, 6 in totale, ma l'ultimo gol è stato assolutamente folle. Ibrahimovic con una rovesciata da 30 metri. But when I saw the moment I said the heart was going. And I said I will fool him now. Uff, hai fatto proprio bene Ibra. E il nostro ultimo record, il gol dalla massima distanza. Tom King, dalla quarta divisione inglese, ha segnato da 96 metri e 01 centimetri. Un giocatore che ha stabilito innumerevoli record è il brasiliano Ronaldo. La sua carriera è stata incredibile, ma anche tragica. Guarda questo video per conoscere la sua storia.